Diego, come stai? La mia Esmeralda preferita, buongiorno. Buongiorno Diego, ma che piacere. onore, quale onore, quale onore. Ma per me, che belli, belli per me. Senti Quando che le parole voce. sconvolgono È un meglio, grande. meglio di Che piacere, no. Diego, di conoscerti, sono Andrea. Buongiorno, piacere mio, buongiorno, che belli, freschi, allegri, la mattina ancora, Debora, Beh, bella, sì, la fresca. mattina, dai. Per noi che La mattina. siamo Fai questo artisti. mestiere, sì, la mattina usare il tempo per Esatto, bravissimo. Senti, Diego, noi ti abbiamo strappato delle prove, quindi grazie, intanto. Figurati, ma lo dico, guarda, è uno spettacolo che stiamo preparando per la nuova stagione ed è molto promesso, una commedia scritta da Alessandro Follin, che ricorderete per la professoressa di Tuscolano a Zelig, ed è un autore meraviglioso, un attore fantastico, ma ne parleremo più avanti. Adesso Oh. fateci la preparare. Assolutamente, assolutamente sì, ma tanto abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Allora, tanto per incominciare, Quanti giorni hai? sì, infatti ci andremo una settimana, ma vabbè, insomma, abbiamo qualche minuto e lo spendiamo con te molto, molto, molto volentieri. Noi, insomma, ci siamo visti prima di fare questo spettacolo e poi ci siamo visti dietro le quinte, Ho avuto sostanzialmente. la fortuna di assistere a qualche prova di quello che poi ho visto sul palco, che è stato davvero meraviglioso. Bravi, ma bravi tutti, perché poi c'erano artisti ma più consolidati come voi, più esperti, e poi c'erano anche neofiti, no? Che in qualche modo cambiavano il palco, forse per la prima volta o per le prime volte. E devo dire che però l'energia era quella da grandi professionisti, perché nessuno era fuori controllo, tutti concentrati, precisi, attenti. È stato uno spettacolo meraviglioso, è stato bello presentarlo. E il pubblico è stato eccezionale perché è rimasto attento e gioioso fino alla fine, insomma, un spettacolo corposo, perché Beh, quasi 2 ore di Diego, cose, no? sì. io facevo parte del pubblico, ero in terza fila Bravo, allora assolutamente. bravo, bravo. Ti posso dire che è stato più che splendido, assolutamente sì. Bello, è passato tutta la sera, siamo usciti che stavamo bene, devo dire la verità. Questo è bellissimo. Io purtroppo io non ho visto praticamente, a parte la scena dove c'ero io, non ho visto praticamente nulla perché Diego, quando tu facevi le tue cose con Fabio, io cioè, non potevo star vicino al palco perché dietro al palco eravamo tantissimi, quindi a calcarsi non andava bene, per cui noi siamo stati tutto il tempo nei camerini. Io non ho visto niente. Faremo quei pezzi, Debra, solo per te. Li faremo una volta, ci troviamo una volta. Da no, Lunedì. vabbè, Godi da sola. E voilà. Allora, Senti, un Diego. bellissimo spettacolo, un sorriso in scena. Sì. Posso dirmelo, scusami, ti rubo un No, secondo, no, ma due anche. oltre agli applausi e alla bellezza dello spettacolo, abbiamo anche regalato così una piccola opportunità in più ad AIS d'Asti, che si Vero. spende per aiutare i malati di SLA. Perché l'assistenza venga garantita anche quest'anno a chi non può permettersela, perciò abbiamo fatto tutti insieme una cosa anche molto, soprattutto il pubblico, una cosa molto bella anche per chi davvero, davvero ne ha bisogno ed è un po' dimenticato dalle istituzioni, no? Sì. Quindi è stato doppiamente bello. Grande Deborah Fogliotto, che ringrazio ancora Sì. tanto, voi e tutti gli artisti, Assolutamente sì, Deborah l'avrei citata anche io, anche perché insomma Beh, lei è stata la promotrice, la direttrice artistica di siamo tutti questo. pro Deborah perché è per tutti un'amica, quindi siamo Assolutamente sì, tra l'altro tutta la vita. lei si è spesa perché tantissimo, perché ha assistito, io ve lo dico, ha assistito ad ogni prova degli Arte Varia e poi in più tutte le coreografie dei suoi ballerini, quindi vi dico, cioè è stata veramente pazzesca, lei non ha saltato neanche quando aveva la febbre e si è. Finito dell'otite, se lei ha fatto una cosa, si è vinto una grande campionessa dello spettacolo, Sì. se ci fossero mai le Olimpiadi dello spettacolo l'avrebbe vinta, per cui Assolutamente. è vero, era un po' asciugata ma felice, ecco Sì, così. era un attimino stressata. Tra l'altro, Asciugata ma si è occupata felice, anche un po' di regia, di luci, cioè ha fatto praticamente tutto, tutto. È stata incredibile, non la ringrazierò mai abbastanza anche perché ha seguito anche quel poco di coreografie ballate, per me, che per far ballare me, ma ragazzi. voi avete tenuto 45 minuti di musical ad altissimo livello ed è stata credo una bella sorpresa per il pubblico che così Vero. in una kermesse ha potuto godere invece un momento intero, no, di pièce teatrale, di musical che è meravigliosa. Poi insomma avete messo in scena un pilastro
teatro del musical moderno. Accidenti, no? Un'opera popolare così, ragazzi. Non no, io poi Cocciante, Cocciante non ho mai sbagliato un colpo. No. Anzi, no, ha proprio vinto, perché ha una bellezza quell'opera che, sì, che è straordinaria, e voi l'avete resa davvero molto bene. Davvero. Grazie. Molto bene. Invece, mi vi ho goduti alla grande. Sì, ti ho visto, ti ho visto. Mi sono goduto tutto il vostro spettacolo. E io come ti anticipavo, ho pianto, perché sapevo già perché. Ma è bello. Di gioia. Emozioni, si ride, si piange, si diverte. Per me mi tocca. Ho pianto anch'io in scena in alcuni punti, perché è talmente grossa quell'emozione lì che, cioè, esci dalle quinte che sei uno schifo totale. Però sei pieno dentro. Se la vivi è quello. Sì, possiamo fare a lui la domanda che facevamo prima. Sì, quale domanda? Quella che tu hai avuto mal di testa tutto il giorno. Sì. Diego, sì, a te che cosa capita, se capita qualcosa, quando devi andare in scena? Io parlavo anche la settimana scorsa del fatto che io sto con i crampi, io sabato ho avuto mal di testa tutto il giorno per lo stress, perché è stata una cosa a cui tenevo molto, ma perché veramente la causa era grossa, e quindi per questo motivo. Te hai qualche cosa che... Dimagrisco, perché... Ah sì? No, quello è difficile, ma l'emozione c'è, cioè, io dico sempre anche, insomma, ai ragazzi che incontro, chi inizia, che quando smetteremo di avere quelle farfalle nello stomaco e quell'agitazione, forse è il caso di cambiare mestiere, no? Bravo. Perché non c'è esperienza che basti per smettere di emozionarsi, devi essere emozionato, devi vibrare. La magia è quando trasformi, no, quella situazione, quel mal di stomaco, quel mal di te, quando lo trasformi in pura energia e lo butti sul palco verso il pubblico, allora sì, lì, bam, no, una botta micidiale, bello, terapeutico, è meraviglioso, questo è l'amore che si ha per il palco, Senti, questa trasformazione. A proposito di esperienza, quindi è di... Beh, a proposito della tua grande esperienza, credimi che averti qua e averti avuto anche come insegnante per una serie di altri stage che farò, e mi butto veramente così, perché è stato la giornata è stata bellissima, assolutamente. Ci parli un po' di quella che è stata la tua formazione, dei tuoi esordi, eccetera, lascio parlare te. Ti ringrazio, è lunga, stringo molto, io ho iniziato. Beh, sì, quello che può. Io ero innamorato di questo, guarda, ti dico, questo episodio, avevo 5 anni, mm-hmm. Sono andato per il planetario quel nonno, questo la dice lunga anche forse un po' sulla mia anagrafica, ma in realtà, vabbè, comunque sono andato e durante la pièce teatrale sono partito dalla sedia, avevo 5 anni, sono corso verso il palco, l'ho interrotto, e lui poverino è stato meraviglioso, lui si è fermato, ha visto sto bimbotto, ricciolino, cicciottello, che gli parla, no, ha fermato la commedia, ha detto dimmi, gli ho detto io da grande voglio fare questo. No, vabbè. E lui ha detto in bocca al lupo, sono tornato a sedere e mi hanno fatto la commedia, te lo giuro. È stata una cosa meravigliosa, mio nonno mi portò, era assolutamente imbarazzato, ma lo capisco oggi, ai tempi ero felice, e da lì non ho mai mollato. Ho iniziato a 16 anni da scuola, l'accademia, e a 19 anni ero sul palco, lavoravo, e caspita, sono passato dalla radio, sono passato dal doppiaggio, dagli spettacoli, sono arrivato al cabaret, al teatro comico e tre cose che insomma un po' sapete, però non ho mai mollato il colpo, per ora sono ancora innamorato esattamente come quando avevo 5 anni di questo mestiere, non è cambiato. Bellissimo, bellissimo. Sono un po' più innamorato. Bellissimo, bellissimo, wow, io sono sempre affascinata quando sento queste cose. Senti, una domanda che ho fatto a più attori che ho potuto, per fortuna, intervistare è questa, perché tu hai teatro, hai fiction, hai cinema, hai insegnamento, hai tutto praticamente. Qual è la differenza tra le cose, se c'è qualcosa di queste cose che preferisci? Ma guarda, sono viaggi diversi che però hanno la stessa radice, no? Per cui nulla, c'è qualcosa in cui mi sono specializzato magari un po' di più, questo sì, lo sento un po' più mio, però in realtà ogni viaggio è una nuova esperienza, è bella, è nello stesso campo, perciò quando doppio un'emozione è inutile dirti che il palco rimane, no? Quando calchi il palco rimane la cosa, sì, più bella.
Questa è una frase che dicono tutti, riecheggia ovunque quando così, si parla. È così. Ma è vero, hai ragione. È così perché sai, lì è buona la prima. È vero. Bravo. Se non funziona tutto, puoi rifare. Sì, non puoi rifare. Bravo, bravo. La cosa lì è unica, appartiene al palco, punto. Per certo. Cui, quello è. Ma tanto tutti tornano e ritornano al palco, anche chi passa magari molti anni al Leggio, ma poi ritorna con gioia al palco quando può. Vabbè, assolutamente. Una droga meravigliosa, sana. Come assolutamente sanissima proprio. come sei arrivato ad insegnare e da quanto tempo lo fai? Perché ragazzi, io sono testimone di come lui insegna teatro. Vorrò diventare anch'io. No, vabbè, ma ragazzi, è stata una delle giornate più formative di tutta la mia vita. Io stage ne ho fatti tanti, Ma ti ringrazio, Ma Diego, ma la verità, io te l'ho detto anche quel giorno, quindi che te ma devo guarda, dire? Guarda, io ho fatto tanti stage, da che ho accumulato la giusta esperienza per poter trasferire qualcosa agli altri, è una gioia farlo. Ti rendi conto che dai, quando incontri chi sta muovendo i primi passi, come ho avuto io la fortuna di incontrare bravi maestri e bravi tutor di questo mestiere, forse più quello che il maestro, magari la parola più un po' eccessiva, ma è così. Ho sempre fatto stage e quest'anno in particolare mi sono dedicato un po' di più a questo, perché ho scoperto che trasferire è bellissimo, mi piace farlo, per cui se una cosa mi piace farla, io la faccio. Ho la testa dura, sai, quando mi piace una cosa cerco di farla, appunto, e la faccio col cuore, tu lo sai, sì. Prima ancora che con la tecnica e tutto, non si mette col cuore, cerco di trasferire il mestiere, magari portando anche qualche errore che ho fatto io, che magari segnalandolo evito che lo facciano altri. Poi gli errori sono sacrosanti e vanno fatti, certo, e vanno solamente fatti, però sapendo che può funzionare in un certo modo hai già una chance per riuscire un po' di più. Ma tu lo sai cosa penso io, ma più che altro per tirare fuori da noi quell'energia, quei sentimenti, quelle emozioni che sono a volte un po' nascosti, un po' bloccati, per sbloccarsi. Questo è per sì. me fondamentale. Sì, sì, io ho visto cose che voi umani non neanche pensare. Insomma, io passo anche dalla meditazione, passo da strade un po' insolite. Ah, ma io ti aspetto, facciamo presto. Facciamo presto, se vorrete ne parleremo. Assolutamente. Senti, l'ultima domanda che ti faccio, poi ti lascio alle tue prove e alle tue cose, perché so che comunque ci va concentrazione, eccetera. Ho un amico che mi attende, non ti E hai lavorato con un sacco di persone che io non voglio citare perché non voglio fare nessuna classifica, niente, però ti chiedo se per caso tu hai qualcuno, senza nulla togliere a tutti gli altri, che ricordi maggiormente, o qualche aneddoto, oppure con cui proprio, o che devi ringraziare, oppure con cui ti sei trovato meglio. Fai tu un minestrone. Guarda, te ne dico uno per tutti, devo ringraziarlo davvero tanto, ed è Giancarlo Giannini. La fortuna è di passare del tempo, perché poi è in tutto ciò che accade fuori dal set che impari, se sei attento e sai assorbire, e grazie a lui ho imparato veramente milioni di cose in un mese di fuori set. Io dico che poi sul set va bene, bravo, bravissimo, impari, ma è fuori dai suoi racconti, da quello che ti passa. Lui è anche un ottimo insegnante, tra l'altro, in Accademia a Roma, per cui avevo quest'indole di trasferire, perciò figurati, cioè, un pomeriggio, una mattina ti dico questa, poi basta. Una mattina aveva fame, ha interrotto un set, ha detto allora io e Diego ci andiamo a mangiare delle tagliatelle. E via. Oh. E era lei. Hai capito? Stiamo girando, ho detto sei con Giannino, aspetta, lo faccio, sei con Giannino. Ecco, mamma! Oddio. Siamo andati in questo posto, non ci credevano, entrava Giannini, entrava io, insomma, una trattoria bruttissima, una roba, non ci credevano, sono preparato la tavola al volo, però fuori parte, sono mangiato queste tagliatelle che ricorderò tutta la vita, dove lui mi ha raccontato tutta l'esperienza Hollywood, tutta l'esperienza americana, ed è stato formativo al massimo, bello, emozionante. Quindi è tra i grandi che ho avuto l'occasione, la fortuna di incontrare, che mi ha lasciato tanto. Ma sì, ma scusa, ma è tra i più grandi, cioè
detto un nome. Mamma mia, ho avuto un infarto quando ho sentito Giancarlo Giannini. Ha riempito lo studio solo a dire. Gli americani, ho avuto la fortuna, lavorando con Dario Argento, di conoscere Max von Sydow, che insomma, voi ricorderete per L'esorcista, Fuga per la vittoria, sono tanti film. Ma e non lo sonno che ho fatto con lui. Non anche so, lì è stato, sì. Solo che poi parlare, cioè, il rapporto è un po' diverso, anche se meraviglioso, perché comunque si parla in inglese e non si riesce a instaurare con un'altra lingua quella confidenza, anche se lui è stato meraviglioso, è stato assolutamente fantastico, perché quando conosci questi mega super attori e scopri che sono persone che amano stare insieme, mangiarsi il panino, non la pausa con te, stare buttati nelle pause sette su un telo a raccontarsela, scopri che è un amore per la recitazione, che insomma chi lo fa davvero col cuore non ha bisogno di tante maschere, di tanti portelli inutili, stupidi, no? Questo è un bell'insegnamento. Assolutamente, grazie Diego. Io, guarda, tu hai riempito la puntata, noi salutiamo tutti qua. No, sto scherzando. Andiamo, salutiamo te. Grazie, grazie davvero di essere stato con noi, veramente io non so cosa dire. Viva la radio, viva noi che amiamo questo mestiere e viva il pubblico che ci ama e ci sostiene, perché senza di loro non potremmo fare nulla. Con noi hanno tanta pazienza, sai Diego, quindi bisogna elogiarli due volte. Sono d'accordo. Molto divertiti da voi. Grazie mille. Ciao Diego, grazie mille. Ciao, buona giornata.